Per sei giorni è stato la voce, il sorriso e l'abbraccio di Papa Francesco per i cattolici e tutti gli abitanti dell'Ucraina, provata da 3 anni di guerra civile tra le truppe governative e le milizie separatiste filorusse. Il cardinale Leonardo Sandri, italo-argentino come il pontefice e prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, dall'11 al 17 luglio si è fatto pellegrino nel paese ex sovietico, ancora in bilico tra il futuro europeo e l'ombra del passato russo, inviato dal Papa per portare il suo affetto e la sua vicinanza. Insieme all'arcivescovo maggiore di Kiev Alich, Sviatoslav Shevchuk, guida della Chiesa greco-cattolica ucraina, e al nunzio Monsignor Claudio Guggerotti, il cardinal Sandri ha visitato alcune città già occupate e poi abbandonate dalle forze separatiste. Ecco il suo racconto raccolto al suo ritorno in Vaticano. Senz'altro i momenti più toccanti sono stati gli incontri, soprattutto a Kramatorsk e a Sloviansk, con questa porzione del popolo greco-cattolico sofferente delle conseguenze del conflitto nella zona del Donbass. Ricordo in particolare in uno di questi incontri una delle signore che stava e che lavorano manualmente per cercare di fare qualche lavoretto lì, che le insegna la stessa Caritas con i bambini ma anche gli adulti. Questa signora si è alzata e ha apprezzato e ha manifestato l'apprezzamento per il Papa Francesco, perché lui dice che bisogna costruire non muri ma ponti. Quindi la presenza della parola del Papa è viva anche in queste persone. Ma la prima tappa di questo pellegrinaggio della vicinanza è stata nella capitale Kiev, dove il 12 luglio, solennità dei Santi Pietro e Paolo, secondo il calendario giuliano, il cardinale ha partecipato alla divina liturgia pontificale nella Cattedrale della Resurrezione. È stata per me molto importante perché l'arcivescovo maggiore greco-cattolico e i vescovi presenti hanno riaffermato in questa messa, in questa divina liturgia, la loro fedeltà alla sede apostolica, al successore di Pietro, e la loro comunione e partecipazione alla vita della Chiesa universale. Il giorno dopo, l'inviato del Papa ha partecipato alla dedicazione della prima cattedrale greco-cattolica nell'esarcato di Kharkiv, ancora in costruzione, alla quale ha partecipato il vescovo del Patriarcato Ortodosso di Kiev, ma non il rappresentante del Patriarcato Ortodosso di Mosca. Io ho chiesto di essere ricevuto, di rendere omaggio al metropolita di Kharkiv, e mi ha risposto molto amabilmente che apprezzava molto ma che non c'erano le condizioni per questo incontro. Sabato 15 luglio, infine, il prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali si è unito ai 70.000 fedeli che hanno partecipato al pellegrinaggio annuale della Chiesa greco-cattolica al Santuario Mariano Nazionale di Sarvanitsa. Veramente era qualcosa di commovente vedere soprattutto la gran quantità di gente, ma soprattutto giovani, ragazzi e ragazze, camminando una lunga camminata, poi l'arrivo proprio al piazzale del santuario con le candele accese, una specie di preghiera Moleben in onore della Madonna. Soprattutto questo amore alla Madonna per me è stato il più sentito incontro che abbia avuto in questo viaggio, perché era la fine del viaggio e pertanto era la raccolta di tutte quelle intenzioni che io ho potuto scorgere durante la mia visita, soprattutto nelle parti orientali, incontrandomi con i giovani, con i preti, i vescovi, gli sfollati, quelli che hanno perso la casa, quelli che hanno avuto qualche caro morto in questi scontri, e li abbiamo portati tutti alla Madonna perché la Madonna riaccogliesse davanti a suo figlio questa situazione così difficile del paese. Questa è la forza dei nostri cattolici, perché tutte queste difficoltà, queste guerre, questi esili, queste distruzioni, e come si fanno a sopportarle se non c'è la fede in Dio, la fede nella sua provvidenza e la fede che nulla ci potrà separare dall'amore di Cristo nella guerra, nella morte, nella vita, niente. E questo i vescovi greco-cattolici, soprattutto nei loro piani pastorali, cercano di portare la gente ad approfondire
la vita cristiana in un senso di approfondimento della fede. Domenica mattina, dopo una notte di veglia, i fedeli hanno assistito alla solenne processione al santuario, alla quale ha preso parte anche il Cardinal Sandri, che nel suo ultimo discorso in Ucraina ha trasmesso l'incoraggiamento di Papa Francesco a tutti coloro che si adoperano per la pace, la riconciliazione nel rispetto del diritto e per le opere di carità a soccorso degli sfollati e dei poveri. Cosa può fare oggi, gli chiediamo, la comunità cristiana mondiale per i fratelli sofferenti dell'Ucraina? Che sentano l'appoggio, non per posizioni politiche, ma l'appoggio fraterno perché possano vivere in questo bellissimo paese con della bellissima gente una situazione di intesa, di pace, di dialogo, di prosperità per tutti. Che per esempio siano anche pensate quelle proposte di creare fonti di lavoro anche in Ucraina e così ovviare a questo fenomeno dell'emigrazione e tutto quello che possa aiutare la gioventù per pensare ad un futuro. Eminenza, lei ha portato la consolazione e la vicinanza del Papa. Possiamo dire che ha anche preparato la strada a un possibile viaggio di Papa Francesco in Ucraina? Il Santo Padre credo che ha un cuore così grande che vorrebbe andare a tutti i paesi del mondo, in particolare a quelli che soffrono o che si trovano proprio in una situazione di angoscia o di sofferenza, e in questo caso come l'Ucraina. E quindi lui vedrà nel suo cuore se sarà possibile in qualche momento fare questa visita così desiderata da tutti e che me l'hanno ripetuta anche in tante parti e che spero possa essere anche esaudita, se possibile, dal Santo Padre.